Mercoledì 22 marzo, buonasera e benvenuti a Dal Vivo, il telegiornale di Milano e Città Metropolitana prodotto da Milano All News. Vi ricordiamo come sempre che è possibile contattare la redazione di Milano All News su WhatsApp al numero 351-7220763, dove siamo sempre disponibili a leggere le vostre segnalazioni e ricontattarvi per maggiori informazioni. Cominciamo subito con le notizie che arrivano in diretta dalla nostra redazione. È iniziato questa mattina lo sgombero di un edificio occupato in via Siusi 12, in zona Piazza Udine. Si tratta di una fabbrica abbandonata, ex sede della società San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. Da anni la struttura era stata occupata dalla rete solidale Ci Siamo per dare alloggio a famiglie senza dimora, molte delle quali di origine straniera. Le operazioni di sgombero, che hanno visto l'allontanamento di 37 occupanti, sono state svolte dalle forze dell'ordine e sono avvenute in assenza di disordini. La prefettura comunica inoltre che, alla luce di un'analisi dei servizi sociali del comune, è stata proposta ai nuclei familiari con minori la collocazione in strutture specializzate. La rete solidale Ci Siamo ha tuttavia rimarcato che la maggior parte dei residenti di via Siusi si trova senza una soluzione abitativa alternativa e ha espresso la speranza di ricevere sostegno dalla comunità del quartiere nonché dall'amministrazione comunale. Come vi abbiamo riportato, dal 20 marzo ad oggi il Base Milano ha ospitato il primo forum dell'abitare. L'evento è stato l'occasione di dibattiti e confronti su un tema fondamentale per le esigenze dei milanesi, ovvero l'abitare contemporaneo. E proprio per parlare di questo tema abbiamo in collegamento con noi questa sera la nostra inviata di quartiere Giuseppina Rosco, che ha preso parte agli incontri del forum e che ci parlerà delle proposte avanzate in questa occasione. Buonasera Giuseppina, grazie mille di essere qui con noi. Dell'opportunità, devo dire che è stata un'occasione estremamente puntuale e precisa, perché il problema a Milano della questione casa, sia di edilizia residenziale pubblica, sia di edilizia convenzionata, sia di affitto che di vendita, è estremamente delicato. Negli ultimi anni la crescita dei valori economici della casa dal 2015 ad oggi ha visto un aumento del 40% per la vendita e del 43% per la situazione dell'affitto. Cioè, più la città è in vista, più la città attrae investimenti, attrae lavoro, attrae sport, attrae turismo, e più nello stesso tempo non riesce a trattenere nella sua città le famiglie, le persone anziane di medio e di basso reddito. Allora, giustamente l'assessore Maran, ma anche il sindaco Sala, hanno voluto con questa opportunità fare una riflessione sulla situazione attuale e porre le basi per i futuri assestamenti di normative e di opportunità. Quindi quello che è il risultato di questi tre giorni sarà poi portato in Consiglio Comunale, perché sarà il Consiglio Comunale nella sua massima interezza a dover prendere e far proprie le proposte che da questo forum sono emerse. Io devo dire due cose. Mentre la città di Milano è sempre più richiesta, più la popolazione viene mandata fuori, quella che non riesce a sopportare queste spese, e più le famiglie mononucleari si insediano a Milano. Anche questo è un dato molto importante, perché quando si parla di case bisogna anche capire che tipo di casa oggi serve, quando invece noi vorremmo avere case anche per i nuclei familiari. A Milano c'è una grossa richiesta di appartamenti per di media dimensione, soprattutto perché sono il 50% delle case sono occupate da un unico componente. Qual è allora la domanda che ci si è posta? Come possiamo, alla luce del fatto che le graduatorie e le case di edilizia residenziale pubblica, cioè, scusate la chiarezza, le case popolari, non riescono più a soddisfare le minime esigenze di socialità e di solidarietà tra le fasce più deboli, come si può girare l'inversione di tendenza? Allora, ci possono essere tre grandi soluzioni. La prima,
Uno, un mix di edilizia convenzionata tra pubblico e privato, e un esempio molto evidente è stato fatto da pochi mesi tra il Comune di Milano e la società AXA immobiliare in via Rospigliosi. Praticamente il Comune cede le proprie aree a prezzi praticamente quasi pari a zero, e in cambio la società che prende questo incarico costruisce abitazioni, in questo caso 140 di affitti convenzionati e 50 di vendita a prezzi convenzionati. Cosa vuol dire? Che se le famiglie o le persone anche singole che prima non potevano più stare a Milano per i prezzi di mercato troppo elevati, troppo inaccessibili, oggi con questi accordi riescono a comprare o a garantirsi un affitto, diciamo, sostenibile, e con questa operazione il Comune di fatto comincia un'opera di riattivazione del nucleo familiare o delle persone che decidono di voler rimanere a vivere a Milano. Con un'altra attenzione, la società, in questo caso AXA, che si aggiudica questo accordo, partecipa anche al 50% delle spese condominiali, che riguarda per esempio la luce, la manutenzione del verde, anticipando quindi anche un'attenzione affinché i prezzi degli affitti o della vendita, se sono convenzionati, non vengano poi superati da spese economiche per la manutenzione decisamente elevate. Questa è una risoluzione. L'altro problema, che riguarda soprattutto il mondo universitario, Milano è una città che è presa d'assalto e non trova risposte fattibili per gli studenti universitari fuori sede, proprio perché se oggi le università si letto, se questo vuol dire che da una parte il Comune, ma dall'altra parte anche le facoltà universitarie hanno tutto l'interesse ad avere questi servizi a prezzi ovviamente convenzionati, cominciando anche a evitare il ricorso al mercato nero dell'affitto, perché sappiamo molto bene che molti appartamenti, da appartamenti per uso abitativo, vengono di fatto trasformati in appartamenti per uso alloggio studentesco. Perché questo? Perché di fatto è più facile per un proprietario rientrare in possesso del proprio appartamento e poter anche chiedere un prezzo molto alto, perché la richiesta di posti letto a livello per gli studenti universitari fuori sede è molto elevato. Il terzo punto, che è stato anche un po' ribadito dal sindaco Sala, è una richiesta al governo di avere una opportunità di rivedere anche i cosiddetti alloggi per gli affitti brevi. Non si vuole fare una campagna contro gli affitti brevi, si vuole introdurre maggiormente, regolamentare l'utilizzo di appartamenti che una volta erano sul mercato per l'affitto o per il canone convenzionato e che oggi invece vengono utilizzati per pochi mesi per ridurre, per diciamo arrivare solo a un'integrazione economica del nucleo familiare. In sostanza, cosa mi sembra di poter dire? Che il problema casa è sicuramente il problema impellente assieme al problema lavoro, ma che a questo problema casa non può solo rispondere il Comune e le associazioni di settore che lavorano già sul piano dell'efficientamento immobiliare. Ci sono anche altre risorse, per esempio un settore sicurezza. Le case a gestione del Comune di Milano, quelle date in gestione alla AMM metropolitana milanese, di fatto hanno chiuso con il fenomeno dell'abusivismo e soprattutto hanno rimesso in circolazione più di 4.000 appartamenti che erano chiusi, murati, e quindi non sono stati ridati in assegnazione, perché sono stati approvati tutti i lavori per la messa in rete e la messa in valutazione dell'appartamento per essere abitato
da famiglie che ne facevano richiesta. Certamente c'è ancora molto da fare, in particolare occorrerà da parte del comune e da parte di NM richiedere ovviamente per molti degli edifici sui quali si sperava di poter agire col 110% una opportunità per insistere su questa trasformazione degli appartamenti e sistemazione degli appartamenti e dei caseggiati per poter aumentare il numero degli alloggi da assegnare alle graduatorie di edilizia residenziale pubblica. Grazie mille Giuseppina, grazie mille, come al solito sei stata chiarissima veramente, grazie mille e speriamo di sentirci presto. Va bene, grazie a voi. Grazie mille a Giuseppina Rosco ancora, la nostra inviata di quartiere. E proseguiamo con le notizie che arrivano dalla nostra redazione, perché ieri pomeriggio si è verificato un incendio in corso Garibaldi presso il ristorante Osteria Brunello. Le fiamme, divampate per cause non ancora accertate, sono state domate dall'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita dalle fiamme, che avrebbero infatti solamente interessato la cappa della cucina del ristorante. E ora diamo come sempre la linea a Luce Verde per conoscere la situazione del traffico a Milano. Luce Verde, Milano. Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione. Precedentemente chiusa per la rimozione di un veicolo fermo, riaperta la A9 Milano-Chiasso, dove però sono possibili code per traffico e lavori tra Como Centro e la Dogana su tutte e due i sensi di marcia. Attenzione sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia, perché per la presenza di un incidente ci sono ulteriori disagi per chi viaggia tra Pero e Cormano provenendo da Torino. Prudenza per la stessa causa lungo la tangenziale nord milanese, qui code possibili tra il bivio A4 e lo svincolo della vecchia Valassina verso la Milano Meda. Continuano le difficoltà per i viaggiatori dell'asse interurbano di Bergamo. Un nuovo incidente ha rallentato maggiormente gli spostamenti tra l'uscita per l'ospedale Giovanni XXIII e Bonate Sopra in direzione Lecco. Ricordiamo anche i lavori in corso che comportano il transito tramite riduzione di carreggiata tra Grumello e Treviglio in entrambi le direzioni. Traffico intenso sull'autostrada dei Laghi tra lo svincolo Fiera Milano e il bivio 9 per chi arriva dal capoluogo lombardo. Stessa situazione sulla tangenziale est milanese verso Lecco e sulla ovest in direzione dei Laghi. Tutte le notizie su luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca Belfiglio. Al prossimo aggiornamento. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS. Grazie a un accordo sperimentale tra la polizia locale Getir, startup turca per la consegna veloce della spesa, gli agenti delle forze dell'ordine hanno tenuto un seminario di formazione sulla sicurezza stradale ai rider. Il progetto è in linea con il patto per il lavoro del Comune Milano, dove il tema della sicurezza dei rider è uno dei punti fondamentali. Come sottolineato dall'assessore alla sicurezza Marco Granelli, si tratta di un'iniziativa che vuole stimolare anche le altre attività del settore delle consegne nell'organizzazione di attività formative simili. L'incontro ha permesso di coinvolgere in prima persona gli stessi rider tramite esercitazioni sia teoriche che pratiche, legate dal tema dell'importanza di sapersi muovere consapevolmente in strada. Sabato 25 marzo alle ore 10.30 si svolgerà il primo appuntamento del Patto Educativo Digitale della Città di Milano, progetto promosso dall'Università Bicocca e dall'amministrazione comunale. Si tratta di un'iniziativa dedicata all'utilizzo sicuro delle tecnologie da parte dei minori e che prevede un ciclo di incontri aperti che si svolgeranno presso la Fabbrica del Vapore. L'evento di sabato si concentrerà in particolare sull'impatto sociale e pedagogico del mondo online, mentre l'appuntamento successivo, che si terrà il 29 aprile, esaminerà invece i suoi effetti sulla salute. Come sottolineato dall'assessore all'istruzione Anna Scavuzzo, lo sviluppo di iniziative concentrate su questo tema è particolarmente importante se si considera che gli strumenti digitali sono sempre di più una parte integrante della vita quotidiana delle ultime generazioni. L'obiettivo di questo progetto non è soltanto la formazione dei bambini a un utilizzo sicuro del web, ma anche l'apertura di un dialogo con famiglie, genitori e scuole.
Il mercoledì parliamo di urbanistica ed espansione della città insieme ad Urban File. Oggi ci occupiamo in particolare del cantiere di Sei Milano nel distretto di Sella Nuova. Il progetto prevede un'operazione di rigenerazione urbana promossa dall'impresa Borio Mangiarotti S.P.A. e il fondo americano Ward Partners e interessa in particolare l'area compresa tra via Bisceglie e via Calchita Eggi, in prossimità della stazione M1 Bisceglie. I lavori si focalizzeranno prevalentemente sulla realizzazione del nuovo polo commerciale di Sei Milano, della superficie complessiva di 10.000 metri quadrati. Dal progetto per il nuovo quartiere verrà ricavato inoltre un grande parco pubblico che si estenderà fino al confine comunale con Cesano Boscone. Proseguiamo con le notizie che ci arrivano in diretta da ATM, che ci comunica che a causa di lavori stradali la fermata di via Iona Cimitero Maggiore sulla linea 35 è spostata di 80 metri più indietro. Inoltre, a causa di lavori stradali, i bus della linea 56 in direzione Loreto saltano la fermata di via Padova via Esterle. Infine, a causa di ulteriori lavori stradali, i bus della linea 87 fino al 27 marzo e solo dopo le ore 21:30 fanno servizio solo tra centrale FS e la fermata di via Chiese, non percorrendo dunque il tratto tra via Chiese e via Anassagora. Passiamo ora alle notizie che ci arrivano dal mondo del non profit. Venerdì 24 marzo, dalle ore 16:30 alle ore 19, il Municipio 5 organizza un evento in occasione della Giornata Internazionale della Poesia. L'iniziativa, intitolata Sbocciano poesie con Bedo e Blu, si svolgerà in collaborazione con il Festival delle Abilità e prevede un ricco programma di attività, come ad esempio la partecipazione a un laboratorio artistico multisensoriale. Per maggiori informazioni sull'evento, che si terrà presso il parco giochi accessibile di Chiesa Rossa, scrivere una mail all'indirizzo desire.iasevoli@coop05.org. Anche in chiusura vi ricordiamo che potete contattarci al nostro numero WhatsApp 351-7220763, dove siamo sempre disponibili a leggere le vostre segnalazioni e ricontattarvi per maggiori informazioni. Anche per questa sera è tutto, io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con la programmazione di Milano All News.